pensiamo a quello che la grande coalizione europea, la grande coalizione neoliberista, socialisti, liberali e popolari hanno imposto alla Grecia. Ovvero hanno imposto una politica di massacro sociale che il popolo greco sta tuttora pagando, e per noi l'esempio, il punto di riferimento è chi si ribella a questa logica. Quindi per questo Napoli ci sembra un esempio e un punto di riferimento importante. Per 3 giorni, nella magnifica chiesa di Santa Maria la Nova, gli europarlamentari della sinistra unitaria europea si confrontano sui temi di maggiore attualità in Europa: le pressioni dell'austerità, la tutela dei lavoratori, i diritti umani e i diritti civili, l'istruzione pubblica e la cultura, l'accoglienza dei migranti e le varie forme di intolleranza e di razzismo che attraversano il vecchio continente. Perché nella città di Napoli? Perché ci sembra e siamo convinti che da questa città si possa discutere a partire da buone pratiche. Le buone pratiche per noi sono la disobbedienza alla logica del debito illegittimo, come questa città e questa amministrazione sta facendo per difendere i beni comuni. Disobbedienza al neoliberismo che invece gli euroburocrati hanno imposto ai popoli europei. E poi c'è un punto molto importante, l'accoglienza. Hanno preso la parola, fra gli altri, deputati dei movimenti spagnoli Podemos e Izquierda Unita, della Linke tedesca, del Front de Gauche francese, del Partito Socialista olandese, dei comunisti portoghesi, del Sinn Féin irlandese, dell'Akel cipriota e alcuni docenti universitari di diritto e di economia. Il sindaco De Magistris è stato invitato a parlare dell'esperienza napoletana. La sinistra in Italia perché ha sbagliato? Perché ha fallito? Perché ha tradito? Ha tradito i valori della sinistra e non li ha attuati. Io sono un uomo di sinistra, dico poco la parola sinistra, cerco di fare cose di sinistra e nel fare cose di sinistra ci sono persone non di sinistra che stanno insieme a me a fare cose di sinistra. Quindi se noi tutti quanti cominciamo a fare la nostra amministrazione ha provato ad attuare i valori costituzionali. Io credo che questa Europa va costruita dal basso, va costruito dalle battaglie sui territori, le battaglie dei comitati, delle associazioni, dei movimenti, dei sindaci, dei neomunicipalismi, le battaglie contro le grandi opere pubbliche inutili, le battaglie per i porti aperti, le battaglie per l'acqua pubblica. Dobbiamo costruire dal basso questa Europa.